Ok, risposte lettori. Risposte lettori. Fast Wonder! Ok, tutto a posto. Adesso ci guarda quelle gallerie, no? Ne ho viste alcune nuove, altre le avevo già viste, però mi sa che Cute Soft Net è la migliore. È la migliore. Gallerie, ma io non lo so, gallerie e SP, ma sono tutte brutte. C'è anche la Cute Soft che sembra la migliore. Non è bella. Invece nel mondo PHP, che io all'inizio pensavo PHP sì, però ASP c'è Bill Gates che programma lui di notte, ma io nei ASP sono tutte merda, non si trova niente, brutte, tutte brutte. Ci guarda. Ciao, scusa, ma tu sei italiano, perché sei in USA? Dove abiti? Mi piace venire. Segui i miei ultimi 250 video, c'è tutto spiegato lì. Sono qui perché sono qui. Anzi, Jack CH, quel CH, cosa vuol dire? Svizzera? Scusa, tu sei italiano, perché stai in Svizzera? Spiegaci, voglio venire in Svizzera anch'io. Ciao. Ciao! Vabbè, questo lo salto. Questo messaggio. Ok, linguaggio XXX. Potresti fare qualche tutorial sul linguaggio XML? O potresti dirmi se c'è un modo sbrigativo per come dire HTML in XML? Non lo so. Tutto quello che so di XML è usarlo per fare delle gallerie sempliciotte, però non lo so, non so fare. Non lo so. Prossima! Ciao, ho scaricato Dreamweaver, ma quando lo apro mi dice che non ho il programma giusto e quando faccio la ricerca mi dice sconosciuto, che devo fare? Devo andare in un negozio e comprare l'originale, no? Lì ti danno tutto, ti danno anche la scatola, ti danno i CD. Non lo so. Cosa ti dici? Da errore? Ti dà degli errori? Non lo so. Non lo so, devi comprarti tutta la Adobe Suite, costa solo 1500 euro. Ciao! Bella della sposta. Mi sa che fare un salto all'ambasciata americana a Roma di sicuro sapranno darmi delle luci. Sì, ma l'ambasciata a Roma ti mandano a fanculo subito. Sì, vabbè, devi chiamare prima, forse ti dicono qualcosa. Con loro fantastico numero a pagamento a 350 euro al minuto. Quantomeno per la carta verde. Se riesco in estate vorrei fare. Secondo me, quanto ho risposto, la cosa dei parenti in America per la carta verde funziona. Però se la mamma, papà, ok, ma sei già una zia e magari non sei super in contatto, like, ah sì, anch'io c'ho una zia, mai vista, però facciamo per. Non lo so, non ci conterei troppo. Ci si sente online, me la continuo così, bla bla bla, sei bravo, sei bello, sei il migliore. Non so. Comunque, per tutti i fans di Bush che vogliono andare in America. C'è un sito blog che non mi ricordo mai l'indirizzo. Lì è pieno di domande e risposte. Anch'io c'ero una volta, cioè non ero il padrone, ero solo uno che scriveva, no? Si chiama online usa.it forum. Ve lo do così, andate lì. Spedite tutto. Online forum. Usa online, mi sembra. Usa online. Usa online, l'ho detto un'altra volta, l'ho detto. www.usaonline.it
E quella là. Poi se andate nel forum, provate a scrivere barra forum. E lì è pieno di consigli di notizie. Prossima domanda. Oh, io ieri al lavoro volevo fare il motore magnetico. No, mi hanno fatto fare un casino di robe che non c'entravano niente. Città stupida, uffi. Poi vediamo, c'è un altro messaggio che dovevo risponderlo. Assolutamente. Sto sito sui miei di brutto i preferiti di iWeb. Ma che cavolo potresti insinuare? A parte iWeb, come codice fa proprio una merda. Cioè, lo fa facile esteriormente, però è incasinatissimo. Poi quando devi aggiornare una cosa, riaggiorna tutte le pagine. Poi io iWeb l'ho usato una volta perché volevo fare una cosa, ma sto sito uguale al mio non l'ho proprio visto, anzi. Se me lo fai vedere, sarei molto contento. E così magari potevo direttamente copiare da lì invece che rifare. Poi, ma tutta sta gente non è capace di farsi un sito da soli? Cioè, la gente può anche capace, ma farli bene come i miei no. Farsi un sito non vuol dire mettere un'immagine gigante in Photoshop, farci gli hotspot sopra senza rollover e linkarli, ci vuole la testa, guarda, io ho la testa. Sei fortunato, amico, viviamo in una società di gran lunga non technology oriented. La mia o la tua? Non ho capito. La mia è abbastanza technology, però... Ah, bellissimo, poi avete visto in TV, forse non l'hanno fatto vedere anche in Italia, no? Che ci sono delle ragazze che picchiano un'altra ragazza, così, no? Cioè, e allora le hanno arrestate tutte, dopo gli hanno fatto la foto segnaletica tutte in lacrime. Fatto bene, che se lo meritavano, no? Ne hanno arrestati 10 di persone, perché poi c'erano due ragazzi che erano fuori che facevano da palo, poi le altre ragazze dentro che picchiavano così. Ma qua, secondo me hanno fatto bene, così si imparano, perché già questo atteggiamento non mi piaceva. Però, scommetto, in Italia sarebbe stato: ah, bravata, la solita ragazzata, tutti a casa, massimo la sospensione. Invece qua, arrestati tutti con le manette, tutti in prigione. Poi tutti i telegiornali, proprio sta cosa come se fosse stata tipo coltellate, no? Questo video disturbing, questo video veramente brutale, vi facciamo vedere solo a pezzi. Sì, ok, no, però era giusto così veloce, manco tipo pistolettate. Comunque, bello, 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 mi piace. Invece in Italia sarebbe stata, ah sì, la solita bravata ragazzata, le ragazze sono pentite, hanno chiesto scusa, a posto, tutti amici. Invece qui, dopo, mentre gli investigatori facevano le domande alle ragazze, una ragazza ha detto: ah sì, ma farò in tempo per la festa delle cheerleader dopodomani. Ah, no! No, non l'hanno fatto vedere, ma sicuramente poi sotto ci sarei messo lì. Ma te in carcere ci rimani tutto il mese, stronza! Gli avrà detto così, no, gli ha detto: ah no, ma guarda che adesso te rimani in carcere tutto lo spring break. Lo spring break è tipo una settimana di vacanza che si fa quando si va a scuola, no? Molto bella, perché non è una festa religiosa e niente, solo una settimana di vacanza. Uffi, quando andavo a scuola era bellissimo, adesso non lo posso più fare. E allora per il momento è tutto, ciao a tutti!